Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG per l'Asca. Come sempre, non ci facciamo sfuggire nulla. Esattamente. Oggi vi mostreremo in che modo la casa di riposo di Roè Bolciano ha interagito con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Giacomo per l'Asca di Covarno nell'indirizzo di grafica e comunicazione al fine di realizzare una mostra fotografica. Questo progetto è stato realizzato per 2 anni consecutivi e adesso è arrivato alla 3ª edizione. E ora la linea alla nostra inviata. I ragazzi di 4ª e 5ª grafica si sono riuniti all'interno della struttura scolastica per l'incontro con la dottoressa Sara Vanzini per parlare del progetto riguardante la mostra fotografica. Gli alunni si sono recati presso la struttura per un sopralluogo, in modo tale da avere un'idea chiara su come andare poi a realizzare il progetto. Ci troviamo all'interno della casa di riposo di Roè Bolciano, in provincia di Brescia. La struttura è nata nel 1950 nell'ambito di un comitato autonomo di assistenza formato dall'amministrazione comunale, in seguito agli sconquassi della guerra. Tra i vari progetti è nata l'idea della mostra fotografica dalla direttrice della casa di riposo Federica Gozza, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore Giacomo Perlasca di Vobarno, in cui la parte esecutiva di questo progetto è stata organizzata dai professori Carlo Benini e Licia Caraffini. Io vengo coinvolta ogni anno, ormai da 3 anni, in questo progetto in quanto sono la referente dell'indirizzo di grafica e comunicazione. I ragazzi hanno acquisito quelle competenze che li hanno resi, direi, fotografi di professione, professionisti, sanno usare la macchina fotografica in modo eccellente e il prodotto, la fotografia, sa trasmettere delle emozioni veramente impressionanti in chi la vede. Io ho assistito alle mostre fotografiche che loro hanno realizzato e queste fotografie riescono veramente a commuovere. Il mio ruolo è stato quello di scrivere il progetto stesso, inoltre è stato quello di formare gli studenti per la mostra fotografica, quelli di 4ª, e gli studenti di 5ª li ho formati insomma per creare questi video. Gli studenti nel corso dei mesi di novembre e dicembre del 2015 si sono recati periodicamente alla casa di riposo, dove seguiti ed affiancati da un docente hanno scattato le fotografie che faranno parte della mostra progettata e ideata nei mesi successivi. Questa è la 3ª edizione del progetto, ritengo sia molto migliorato perché siamo partiti il primo anno con una semplice mostra fotografica per poi arricchirla nel tempo con l'aspetto dei video e anche altre iniziative per promuovere l'evento. Il progetto è stato molto interessante non solo per la scuola, che è stata coinvolta in modo positivo in un'iniziativa esterna, ma anche per i ragazzi che hanno potuto vedere un ambiente che non fa parte purtroppo della loro quotidianità, in cui diventa difficile interagire perché è distante da quello che è il mondo dei giovani. Mettendo sempre però in luce quelli che sono gli attori protagonisti di questo progetto Generazione a Confronto, che sono gli ospiti e gli adolescenti, i ragazzi, ecco. Questi sono i 2 attori che credo debbano avere il maggior rilievo possibile. Questo progetto mi è piaciuto molto e ha comportato un grado di preparazione in più rispetto a quello che potremmo avere qui a scuola, perché siamo andati all'esterno e abbiamo provato nella realtà cosa faremo. Eccoci ritornati. Gentilissima la nostra inviata Nora, che ci tiene aggiornata su tutte le eventuali manifestazioni nella provincia di Brescia. Ultimo aggiornamento, scusatemi, ci avvisa la nostra gentilissima regia che è stata concordata la data per la manifestazione della mostra fotografica, che sarà il 19 marzo 2016 presso la casa di riposo di Roè Bolciano. Grazie e buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci!